Benvenuti a questa conferenza di Città Bene Comune. Siamo molto felici di avere con noi questa sera il professor Salvatore Settis, che è da anni impegnato in una battaglia civile in difesa dei valori della bellezza come strumento di conoscenza del mondo, della cultura, dell'identità e della diversità delle città e del paesaggio. Alimentata dalla volontà di collocare il bene comune al centro di un nuovo discorso fra cittadini nella polis, la sua visione lungimirante si rivolge incessantemente alle generazioni che verranno. La sua attenta lettura critica delle trasformazioni della forma urbana, il naufragio dei confini esterni della città, l'insorgere di linee di frattura interne, lo scontro fra retorica conservazionista dei centri storici e retorica futurista delle megalopoli e dei grattacieli, per usare le sue parole, offre inoltre un importante contributo al dibattito sui compiti della disciplina urbanistica e quindi lo ringraziamo moltissimo per aver accettato il nostro invito a Città Bene Comune. Per me è un enorme piacere, oltre che un onore, sinceramente, il fatto di poter introdurre con due parole un studioso, un intellettuale pubblico, un grande amico come Salvatore Settis. Io ricordo il grande libro sulla tempesta di Giorgione, quando eravamo ragazzi, 1978. Esatto. Ricordo il Laocoonte, che poi è stato ripubblicato, diciamo. E a un certo punto ho incominciato a seguire una serie di libri, di interventi di Salvatore, che è archeologo, che è storico dell'arte dal punto di vista, diciamo, della fisionomia, come dire, nella divisione del lavoro intellettuale, e che ha dato straordinari contributi in quest'ambito. Comincio a seguire una serie di suoi interventi e libri che connettono, e questo è il problema, l'enigma è come connettono questo tipo di percorso di ricerca con un forte impegno nei confronti dei fondamentali della convivenza democratica. Questo impegno è venuto, come dire, approfondendosi e estendendosi nel corso dell'ultimo decennio. E io penso che la tua attenzione nei confronti delle regole sovraordinate alla una forma di vita democratica, quelle costituzionali, dipenda in qualche modo non solo dal tuo impegno civile e militante, ma dipende anche in qualche modo dal fatto che le costituzioni hanno come un carattere della gravitas vitruviana, cioè nei confronti dei processi democratici e della partecipazione democratica. E quindi in qualche modo questa attenzione, in particolare questa particolare formulazione dell'idea di beni comuni nell'elaborazione di Salvatore Settis, questo è un altro dei temi per noi, Casa della Cultura, centrali, secondo me ha come l'eco di questa singolare connessione fra l'esperienza del storico, dell'arte, dell'archeologo e l'esperienza di chi prende laurea honoris causa in giurisprudenza. A me è capitato come filosofo di discutere e di interagire molto con architetti, con urbanisti. In generale la discussione era sulla quello che io chiamavo la città giusta, cioè era un problema di equità nei confronti dell'URBS in rapporto alla civitas. Allora io dissi, per come connettere l'idea di città giusta, se volete potete estendere il termine città, alla idea di città bella, e la mia idea è che, poi taccio perché sono molto curioso di ascoltare quello che ci dirà Salvatore Settis, e la mia idea è che in fondo si tratti in ogni caso, sia che si ponga un problema di equità per coloro cui accade di essere i fruitori o gli abitanti di una città, che in essa si possano riconoscere nel tempo, sia nel caso della bellezza, sia sempre una questione di congruenza,
cioè di coerenza. Per esempio, di co una sorta di... è come se fosse una questione di giustezza. Allora, nei confronti del paesaggio, come nei confronti dei territori urbani, come nei confronti del patrimonio culturale, il problema è preservare nel mutamento e nel tempo una qualche filo di coerenza che consenta la riconoscibilità e non l'effetto dell'essere stranieri a se stessi. La bellezza deve essere un ingrediente della città come bene comune o no? Un testo assolutamente mirabile, almeno dal mio punto di vista, che è il Costituto della Repubblica di Siena del 1309, nel quale si dice verbatim, più o meno, lo cito in un italiano aggiornato perché non posso neppure provare a dirlo in un senese del 300, anche perché la mia pronuncia calabrese non sarebbe la migliore, in cui si dice che la prima cosa che devono fare i reggitori della città è pensare alla bellezza. Alla bellezza. E poi dice anche perché. Dice che la bellezza della città è importante per la prosperità dei senesi e l'allegrezza dei forestieri. Io credo che una definizione migliore della bellezza della città sia difficile da trovare. Ogni cultura umana, inclusa la nostra, ha l'abitudine di decifrare il mondo sulla base della propria esperienza concreta. Quel che abbiamo già vissuto genera un ventaglio di attese sulla base delle quali tendiamo a leggere quel che ci accade via via. Questo meccanismo è un meccanismo largamente inconscio che ci guida e ci fa piacere averlo perché ci rassicura, ma al tempo stesso ci limita. Ci dà sicurezza, è vero, confermandoci in quel che sappiamo già, però vaglia e seleziona quel che non sappiamo ancora e che d'istinto assimiliamo a qualcosa che conosciamo già. Tendiamo insomma più a riconoscere quello che accade intorno a noi che ad analizzarlo come una vera novità. Siamo sicuri di capire fino in fondo quello che ci sta accadendo oggi, alcuni fenomeni del nostro tempo? Siamo sicuri di capire fino in fondo le distruzioni intenzionali di opere d'arte, l'incuria che affligge i monumenti e i paesaggi, il declino delle città storiche, il diffondersi dei ghetti urbani? Questi e altri sintomi di una crisi che non è solo economica e politica, sono sintomi diversi ma convergenti. È una crisi che non è soltanto economica e politica, ma è culturale. E perciò questi sintomi reclamano uno sguardo analitico, improntato a solide categorie discorsive e sostenuto da ricerche puntuali. Stiamo disimparando a convivere con il nostro passato, a cui non sappiamo più guardare se non di volta in volta con nostalgia o con disagio. Ma che cosa se non l'esercizio creativo del pensiero critico sulla storia, cioè quello che chiamiamo in altre parole cultura, può consentirci di comprendere i processi in corso? È importante contrastare le distruzioni materiali richiamandoci a valori immateriali, per esempio ridefinire la bellezza in relazione alla città. Riaffermare che non solo l'iconoclastia, ma anche il suo rovescio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, ha una radice squisitamente politica e si collega all'orizzonte dei nostri diritti. E in questo mondo che va in rovina, possiamo tuttavia imparare qualcosa da questa rovina. Nella tradizione culturale europea, infatti, la metafora della città in rovina si presta, storicamente, a riflettere su come uscire dalla crisi. Dobbiamo dunque provare a restituire alle rovine reali che ci minacciano l'orizzonte di valori che viene dalla proiezione metaforica di quelle rovine, partendo da una tradizione fondamentalmente europea, quella del Rinascimento, non per chiuderci in essa, ma per interrogarci su fenomeni simili che si trovano in altre città, in altre civiltà, secondo una prospettiva comparativa, che è la più propria del nostro tempo, in cui siamo obbligati a compararci con altre civiltà, eppure lo facciamo tendendo ad assimilare loro a noi, piuttosto che a metterci noi nei loro panni. Non così Nietzsche, il quale in una pagina profetica del 1888 scriveva: questo è il nostro vantaggio, viviamo, più di un secolo fa, pensate oggi, nell'età della comparazione, siamo la vera e propria autocoscienza della storia, e la comparazione è la nostra attività
più istintiva. E in che cosa lo mostra lui? Nell'arte. Come tutti gli stili artistici possono convivere l'uno accanto all'altro, così anche i vari livelli della moralità e del costume. Poter scegliere fra le varie forme che si offrono alla comparazione corrisponde a una crescita della sensibilità estetica. E conclude: la nostra è davvero l'età della comparazione. Questo è il suo vanto, ma anche il suo tormento. E il vanto e il tormento si legano insieme. Parole ancora taglienti e vere a più di 100 anni di distanza. Nietzsche ci esorta con queste parole a dare un ruolo centrale all'arte e alla ricerca della bellezza come mezzo potente di comunicazione interculturale. Sto cercando, come vedete, di girare intorno al tema della bellezza ricorrendo a citazioni e metafore. Consentitemene un'altra. Una breve citazione da Dalla peste di Camus, una potente allegoria politica che funziona come un'unica estesa metafora. Nella città di Orano, scelta da Camus come teatro del suo racconto, l'intero libro è una metafora, è tutta una metafora dal principio alla fine, e lui lo ha anche dichiarato in interviste di anni dopo. A un certo punto lui parla degli abitanti di Orano una volta che la città si chiude e non può uscire. Essi provavano, così scrive, la sofferenza profonda di tutti i prigionieri, di tutti gli esiliati, quella di vivere con una memoria che non serve a niente. Una memoria che non serve a niente. Abitanti e autorità della città appestata dapprima non vogliono neppur vedere gli indizi del flagello che li decimerà. Poi non vogliono dargli un nome e finalmente, quando finalmente osano pronunciare la parola peste, si sono completamente assuefatti e non sanno più ribellarsi. Hanno già piegato la testa, hanno imparato a convivere. Rimuovono la peste due volte, prima perché non vogliono prenderne coscienza, poi perché la ritengono ineluttabile e si rassegnano. Proviamo a immaginare per un momento che la crisi dei valori che viviamo sia come una peste che sta serpeggiando e che non vogliamo vedere. Se non sappiamo vedere la vastità e la natura di un tracollo dei valori culturali che si nasconde così bene dietro indici di borsa e invocazioni al realismo, al pragmatismo, alle cose come stanno, con cui non c'è niente da fare, se accettiamo a testa china la devastazione di città e paesaggi, la condanna dei nuovi poveri, la marginalizzazione delle istituzioni culturali, le generazioni perdute, come un presidente del Consiglio ha detto, di giovani senza lavoro, l'esilio della giustizia e dell'equità, se tutto questo è vero, allora proviamo a rileggere a questa luce la diagnosi di Camus. Nel nostro tempo, quella che rischia di non servire più a niente è prima di tutto, Camus distingueva i prigionieri e gli esiliati. Prima che non serve più a niente, se la applichiamo a noi questa metafora così potente, è la memoria degli immigrati, gli esiliati di Camus, che dalla profondità del loro esilio non vedono più intorno a sé i punti di riferimento che fino a ieri erano familiari e rassicuranti. Ma accanto agli esuli, e condividendo il loro destino, ci siamo anche noi, prigionieri di una crisi senza fine e senza nome. E anche la nostra memoria, la memoria dei prigionieri, finirà col non servire più a niente se la accantoniamo senza nemmeno accorgercene, se vediamo sfarinarsi intorno a noi le coordinate più familiari, la forma della città e dei paesaggi, la cura della dignità umana, la priorità del bene comune, la giustizia sociale, l'eguaglianza, il diritto al lavoro, la democrazia. Prigionieri ed esuli potrebbe essere persino un vantaggio nel lungo periodo, si potrebbero somigliare e affratellare senza saperlo, sempre di più. Gli uni e gli altri inseguiamo briciole di benessere e intanto perdiamo il tesoro più prezioso e più umano, la memoria. Arrivare a una citazione sulle politiche della bellezza che ho promesso nel titolo, e vorrei farlo attraverso un piccolo saggio molto bello di una persona che ho avuto la fortuna di conoscere, Susan Sontag, che ha scritto sulla bellezza pagine meravigliose. Non posso leggervi tutto questo saggio, anche se è molto breve, ve ne leggerò soltanto due piccoli brani. La bellezza, scriveva Susan Sontag qualche anno prima di morire, la bellezza è stata sempre una risorsa per chi voglia emettere giudizi senza appello. Ma da quasi un secolo la bellezza ha finito con l'essere fra le nozioni da screditare. A chi creava e proclamava il nuovo, il saggio è della metà degli anni 90,
a chi creava e proclamava il nuovo, la bellezza non poteva che sembrare un criterio ormai arretrato. Gertrude Stein sostenne che un'opera d'arte, nel momento in cui la chiamiamo bella, è già morta. Il fallimento della nozione di bellezza riflette la perdita di prestigio del giudizio o del gusto in quanto concepibile come imparziale, oggettivo, non autoreferenziale. E Susan Sontag continua: la bellezza era un principio di discriminazione. Questa fu la sua forza e la sua attrattiva, ma tale sua virtù divenne un peso. Discriminare volle dire un tempo esercitare un giudizio sofisticato, secondo criteri elevati, ma divenne poi qualcosa di negativo, un segno di pregiudizio, di faziosità, di cecità al diverso. Il più forte e riuscito sviluppo in questo senso fu nelle arti. La bellezza e il prendersene cura cominciarono ad essere considerati elitisti. E si pensò che il nostro apprezzamento possa essere più inclusivo se, invece di dire che qualcosa è bello, ne parliamo come interessante. Bellezza è oggi una parola d'ordine usata e abusata, entrata a pieno titolo nel discorso politico, in particolare in Italia, che si vanta della propria bellezza mentre la distrugge. In Italia la retorica politica corrente ha identificato la proverbiale bellezza delle nostre città, dei nostri paesaggi, delle opere d'arte che affollano le piazze, le chiese, i musei, come un'arma da brandire, anzi, come qualcuno dice, un brand Italia, da utilizzare per promuovere il turismo, la moda, il design, l'italico ingegno e altre elaborazioni retoriche. Non meno intrinsecamente politico è un altro uso della bellezza, della nozione di bellezza, come consolazione, evasione, distrazione dai mali della vita. Ma alle politiche della bellezza più correnti, che ne fanno o un business o un'evasione dalla vita reale, io vorrei suggerire di contrapporre un'altra e opposta politica della bellezza che ne faccia invece uno strumento di conoscenza del mondo e anche delle città, di consapevolezza storica, di etica della cittadinanza, di sostanza del bene comune. E qui la mia seconda e ultima citazione da Susan Sontag. La risposta alla bellezza nell'arte e la risposta alla bellezza nella natura dipendono l'una dall'altra, collegare arte e natura. Quel che è bello nell'arte ci ricorda la natura in quanto tale, ci richiama alla mente quel che sta oltre l'umano, oltre l'artefatto, e in tal modo stimola e intensifica il nostro senso della diffusione della pienezza della realtà, inanimata o palpitante, che ci circonda, l'albero, l'animale, noi stessi, gli umani, la nostra civiltà. Se questa intuizione ha qualcosa di vero, il continuum natura-cultura, se questa intuizione, dice Susan Sontag, ha qualcosa di vero, essa ha una conseguenza positiva. La bellezza riconquista la propria solidità e inevitabilità. Diventa un valore necessario per dare un senso alle nostre energie e affinità, ai nostri sentimenti di ammirazione. E le nozioni che hanno usurpato lo spazio del bello come interessante si rivelano per quello che sono, risibili. Provate a immaginare qualcuno che dica: quel tramonto è interessante. Questo nesso fra la bellezza nell'arte e la bellezza nella natura, ricordiamolo, è un nesso che c'è nella nostra Costituzione all'articolo 9, quando si dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, nozione che poi la Corte Costituzionale ha esteso alla nozione di ambiente. La bellezza artistica, mi avvio a concludere, come valore, la bellezza artistica come ponte fra natura e cultura, chiave della memoria culturale, strada verso il futuro, in particolare nell'ambito privilegiato, la città. Questa concezione contrasta duramente con la soggezione della cultura all'economia, con la distruzione dei paesaggi e delle città storiche. Contro l'iconoclastia di chi vuole queste opere distruttive, una laica religione della bellezza e della memoria culturale deve reclamarne la potenzialità in quanto spazio di una duplice alterità, quella della storia, che non è mai identica al presente, quella della cultura altra, delle altre culture che non sono mai identiche alla nostra. Il diritto alla cultura dovrebbe essere posto al centro non solo della nostra Costituzione, come di fatto è, ma anche delle norme dell'Unione Europea, ma non lo è. L'idea d'Europa a cui dovremmo fare riferimento dovrebbe essere fondata sulla cultura e sulle diversità interne, sulla creazione della bellezza, come scrive Steiner, sulla dignità dell'Homo sapiens, la realizzazione della conoscenza, la ricerca disinteressata del sapere.
Invece non è così. Dalle rovine che vengono accumulandosi intorno a noi verrà davvero una qualche nostra capacità di applicare quell'ideale socratico della vita esaminata, non come vita individuale, ma come vita collettiva, come vita delle collettività. L'Europa, l'idea d'Europa che dovremmo sviluppare, di cui l'idea d'Italia che dovremmo sviluppare, dovrebbe essere parte assolutamente essenziale e portante, dovrebbe partire da un intenso esercizio di comparazione, un esercizio di comparazione basato anche su questa memoria storica dell'Europa che dalle rovine ha continuato a rinascere, che nelle rovine ha visto serbatoi di memoria culturale. Ma chiediamoci dunque se oggi noi sappiamo ancora conservare l'impulso a cercare nella storia o nell'arte o nella bellezza la verità delle cose, una memoria di sé che induca al confronto, un incessante interrogarci sul perché delle nostre azioni. La cultura, il culto della bellezza potrebbe renderci uguali, potrebbe essere la piattaforma privilegiata su cui può avvenire l'incontro con le comunità di migranti che popolano il nostro continente e con i quali dobbiamo misurarci. Una memoria culturale autenticamente plurale potrebbe essere il terreno di crescita di una creatività che miri alla piena realizzazione delle proprie potenzialità e che riconosca la bellezza per quello che è, come un grandioso serbatoio di energia che nella città dovrebbe trovare il suo moltiplicatore essenziale. E da una cultura della bellezza intesa in questo modo che può venire la nostra speranza per le generazioni future. Grazie. Grazie. E qui c'è permanente in tutto il tuo discorso, per come l'ho sentito io, la questione della connessione fra il passato, la memoria e la storia, e la possibilità, attraverso le esperienze di valore, tu hai chiamato i valori immateriali per essere chiari, esperienze di valore, di costruire speranza di futuro e di fioritura. Cioè, questo mi ha colpito molto, dove quindi il tema della bellezza diventa appunto uno degli strumenti della fioritura della polis, diciamo, della città. Questo è il motivo musicale che mi ha profondamente colpito. Tutte le opere d'arte nella tradizione della critica d'arte, si prende la storia della critica d'arte, la città non c'è. Ci sono delle opere d'arte consolidate e quindi la pittura, i quadri, le sculture, l'architettura, e la città non c'è. Per sostenere che la città sia un'opera d'arte bisogna che io dimostri, come ho cercato di dimostrare, che nella città ci sono delle intenzioni estetiche leggibili. La città è un'opera d'arte se noi diamo una ragione alle sue continue modifiche. Le modifiche che noi dobbiamo accettare in qualche modo sono quelle che sono l'esito di una riconoscibile volontà estetica e che naturalmente è diversa da quella che ha conformato un tempo la città. Sono d'accordo con Marco Romano che è difficilissimo dare una definizione univoca della bellezza. Esiste una storia della bellezza. Umberto Eco ha scritto un libro e l'ha mostrato, mi pare, in modo significativo. E quindi, se le cose accettiamo in questi termini, abbiamo una pluralità di concezioni di bellezza, dobbiamo ammettere che anche la Babele, ovvero diciamo una molteplicità di espressioni eterogenee di realizzazioni, possa incorporare qualcosa che è caratteristica del nostro tempo. Oggi la caratteristica del nostro tempo è che non c'è più un pensiero dominante, non c'è in termini etici, non c'è in termini estetici. Questo è il trionfo della nostra libertà espressiva, della nostra autonomia creativa. Sembra affermarsi lentamente, in modo incerto, come molte cose che succedono oggi. Nessuno di noi sa che cosa succederà, che cosa ne accadrà fra 50 anni. È chiaro che non abbiamo sfere di cristallo,
e cioè l'evoluzione di un modello unico della città che si basa sulla, su tre punti, e cioè la crescita in orizzontale delle città, la megalopoli, la crescita in verticale, il grattacielo, e soprattutto, e questo è il terzo punto, soprattutto la creazione di ghetti urbani, cioè il fatto che ai confini della città, quelli propri della città murata, diciamo, che non è solo quella del Medioevo, può essere anche quella del Seicento, e anzi era quella di tutte le nostre città fino a cent'anni fa, più o meno, in alcune città lo è ancora, dai confini della città spariscono i confini nella città, cioè la creazione dei ghetti urbani si sta sostituendo a questo. Allora, questo fenomeno che sta ricorrendo in molte città, che in alcuni paesi, in particolare in Italia, si vede meno che in altri paesi, ma che però sta accadendo, ci deve indurre a una riflessione su come si sta sviluppando il mondo. Io ho parlato molto brevemente di tre politiche della bellezza, ho parlato della politica più comune fra i nostri politici, intendendo per tale quelli di mestiere, i quali continuamente si riempiono la bocca dicendo che l'Italia ha il 60% dei beni culturali del mondo, il 52%. Io una volta ho fatto il conto e ho messo insieme quello che diceva un assessore siciliano, un assessore romano e un assessore toscano, e risultava che l'Italia possedeva indubbiamente il 122% dei beni culturali del mondo. Forse si sbagliavano, forse hanno sbagliato i conti, ma non hanno sbagliato i conti, perché questi conti non esistono, sono una balla. Nessuno ha fatto i conti di tutti i beni culturali del mondo, non esiste questa cosa qui. Questa è politica della bellezza, cioè usare la bellezza come una parola del tutto vuota per riempirsi, per fare un discorso e per essere applauditi. Eppure questa cosa continua ad essere ripetuta, a volte anche da bravissime persone che lo fanno con le migliori buone intenzioni, ma dicono delle stupidaggini, delle bestialità, come può accadere a tutti, anche a me, con le migliori buone intenzioni. Poi c'è la seconda politica della bellezza, che è quella della fuga dalla realtà, e di questa ho anche parlato brevemente, la bellezza come rifugio, tutto va malissimo, eccetera, ma però quando vado a guardare un quadro di Raffaello mi consolo, ma quando vado a guardare Raffaello consolati, ma pensa anche cosa aveva in mente Raffaello quando scriveva a Leone X che bisognava conservare le antichità di Roma, perché anche quello era Raffaello, cioè cerchiamo di pensare storicamente. E poi c'è la politica della bellezza, che ho provato a raccomandare attraverso la citazione di Susan Sontag, questo spero sia stato più chiaro, cioè una politica della bellezza che, legando la bellezza prodotta dalla cultura umana alla bellezza di natura, genera una possibilità, un cortocircuito che dovrebbe, diciamo, fecondare la nostra immaginazione. Queste sono le tre politiche della bellezza, perciò ho usato questa cosa al plurale nel titolo. Ho ipotizzato, parlando di paesaggio, nozione dalla definizione difficilissima, che nel definirlo dobbiamo pensare a un paesaggio da vivere piuttosto che da guardare, quindi deesteticizzando il paesaggio, non per negarne la potenziale bellezza, ma per ritornare alla bellezza attraverso una bellezza che includa gli umani che ci vivono, perché se non ci sono gli umani che ci vivono, che bellezza hai mai? Che la parola greca politica ha finito con l'assumere un significato improprio, cioè il significato del mestiere di chi sta alla Camera, al Senato, al Governo, alla Regione, al Comune, eccetera, eccetera. Però la greca politica significa un'altra cosa, è un aggettivo in greco la parola politica, politiche techne, cioè è l'arte dei cittadini, politei, di conversare fra loro nella città, polis.